I carabinieri della stazione di Susegana, grazie alla collaborazione della vittima che aveva ricevuto un SMS sul suo telefonino cellulare che segnalava il prelievo di 400 euro dalla propria carta bancomat, sono riusciti nel giro di un paio d'ore a ricostruire una situazione di furto all'interno di abitazione ed indebito utilizzo della carta di credito. La collaborazione con l'istituto di credito di Ponte La Priula e la successiva attività anche di ricostruzione e di accreditamento fraudolento presso un'altra carta di pagamento ha permesso di denunciare all'autorità giudiziaria una 18enne di origini marocchine che è stata deferita per il furto in abitazione e per l'indebito utilizzo di una carta di credito. Ha cercato di carpire soprattutto e di cogliere la buona fede che una donna di 62 anni aveva avuto nei suoi confronti, ospitandola in casa da una decina di giorni a questa parte, e aveva utilizzato una carta di credito che era riuscita a sottrarle a sua insaputa e a effettuare l'operazione fraudolenta di prelievo per un ammontare di 400 euro. Ecco che l'attività anche delle immagini di registrazione della banca stessa sono state fondamentali attraverso la loro visione per poter comprendere chiaramente che l'autrice del furto corrispondeva con colei che di fatto aveva prelevato fraudolentemente il denaro dal bancomat. Immediatamente dopo il prelievo è andato presso l'ufficio postale e li ha accreditati presso il suo conto corrente. Anche questo noi l'abbiamo dimostrato, i carabinieri della stazione di Susegana sono stati molto bravi a ricostruire tutta l'attività criminosa posta in essere dalla giovane che è stata appunto denunciata all'autorità giudiziaria. L'SMS è sicuramente uno strumento vincente di segnalazione immediata di un prelievo fraudolento, nel caso in cui non venga effettuato direttamente dal soggetto che è proprietario della carta. E poi l'immediata segnalazione ai carabinieri. La donna, prima di rientrare a casa, si è immediatamente recata presso la stazione dei carabinieri di Susegana e ha segnalato il fatto al comandante della stazione. Il comandante della stazione si è immediatamente attivato insieme ai suoi uomini e ha portato a termine con successo l'attività investigativa.